E bella a tutti ragazzi, sono GamerJo e bentornati sul nuovo video di Pokémon GO! Oggi Bombers andrò a scegliere insieme a voi la versione rossa o verde che mi accompagnerà per il Pokémon GO Tour. Ci stiamo avvicinando ragazzi, non vedo l'ora, preparatevi, fate tanti spazi box Pokémon, magari anche un po' raccogliete, farmate un po' di ball, assolutamente, perché ce ne saranno bisogno. Ma soprattutto box Pokémon, perché ci aspettano veramente tanti bellissimi Pokémon da catturare, soprattutto Shiny. E allora oggi andremo a vedere che versione sceglierò, ma anche una piccola guida sulle due versioni rosso e verde. Cosa possiamo trovare, ma soprattutto mi avete chiesto in tantissimi, ma Joe, se non acquisto questo biglietto, troverò Pokémon, vedrò qualcosa di speciale, vediamo raga. E allora Bombers, eccoci qua sul sito ufficiale di Pokémon GO Live. Dopo vi metterò anche qualche immagine, così almeno si capisce un attimino meglio anche sui Pokémon delle due versioni, eccetera. Ma vediamo un attimino anche le ultime news. L'ultima arrivata il 10 febbraio, lotteria del tour di Pokémon GO di Kanto, ragazzi. Abbastanza simpatica, possiamo dire, questa cosa qui. Praticamente su Twitter, usando gli hashtag Pokémon GO Tour Red, rosso, o Pokémon GO Tour Green, verde, ragazzi, abbiamo la data, l'orario e tutto, verranno selezionati 20 vincitori, da cui Niantic regalerà un codice con all'interno 50 Pokéball, 6 Revitalizzanti Max e 3 Aromi, ragazzi. Se vi interessa questa piccola cosa, chiudiamo la parentesi, ok? Ma vediamo un attimino sotto, festeggiate l'anniversario di Pokémon con il nuovo evento tour di Pokémon GO Kanto. Comunque sia raga, fatemi sapere come vi sta andando l'evento lunare, eh? Arriverà presto un video anche lì, tanta roba. E festeggiate, eccolo qua ragazzi, che praticamente l'avevamo già vista ragazzi questa cosa, che possiamo andare a catturare i 150 Pokémon originari in un solo giorno, ce la faremo, ma soprattutto anche Ditto ragazzi, non vedo l'ora di Ditto Shiny, che a quanto pare è garantito, perché come tutti gli altri Shiny, bene o male sarà un rate Shiny quasi come i Community Day, quindi uno su... diciamo quasi uno su 20 ragazzi, è Shiny, quindi tanta roba, e avremo maggiori informazioni comunque sia sul rate Shiny tra una settimanella, appena prima del Pokémon GO Tour ragazzi, però più o meno, diciamola magari anche grossa, dal 1 uno Shiny praticamente su 20-30 check che facciamo, se non appunto meno. E comunque sia questa ragazzi la solita news che avevamo già visto, l'evento sarà il 20 febbraio, ok, tutti i Pokémon di Kanto li troveremo, ci saranno delle missioni che adesso andremo a vedere ragazzi, e ci sarà anche Zapdos, Moltres, Articuno e Mewtwo ragazzi, tutti i possibili Shiny che abbiamo visto. E la distanza degli scambi 40 km, ok, ma dov'è che l'avevo vista? Eccola qua, le due versioni, comunque sia, che dopo andiamo a vederla anche con... anzi, ve la metto qua adesso ragazzi, ecco qui la schermata, così si capisce un attimino meglio. Grazie mille a Italian League, perché infografica veramente top, si capisce, pam, a primo impatto. Vediamo la versione rossa ragazzi, rossa, fatemi sapere quale prendete voi, rossa, chi ha preso di voi la rossa ragazzi, adesso voglio in chat versione red, mi raccomando, Pokémon esclusivi per la versione rossa ragazzi, potrete attrarre con l'aroma, attenzione, quindi attivate l'aroma. Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther e Electabuzz, ragazzi. Questi qua esclusivi per la versione rossa con l'aroma. Se non mettete l'aroma non vi uscirà una mazza, ragazzi, chiaramente. Io un attimino valutato, dopo vedrete comunque sia quella che scelgo io e vi darò appunto la mia motivazione. Avrete anche più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici. Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran femmina, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shellder, Drowsy, Krabby,
Hitmonlee, Lickitung, Scyther, Electabuzz, Eevee, Kabuto e Dratini. Guardate un attimo quali vi piacciono di più, ragazzi, se magari, non lo so, Kabuto è il vostro Pokémon preferito, ad esempio, selezionate sicuramente questa qui, perché nella versione verde abbiamo l'altro Pokémon fossile, ovviamente, e vedete quali shiny vi mancano, quali ne vorreste, un po' queste cose qui. Infatti dopo vado a darvi, come detto, la mia spiegazione. Questa era quella rossa, versione rossa. Vediamo la versione verde, ragazzi. I Pokémon esclusivi per la versione verde con l'aroma, attivando l'aroma, abbiamo Sandshrew, ammazza questo qua sempre, Vulpix, Meo, Bellsprout, Magmar e Pinsir, ragazzi. Qua tanta roba questi qui, anche perché mi mancano Sandshrew, Meo e Bellsprout, ragazzi. Shiny non li ho trovati. Poi avrete, leggiamo giusto, più possibilità di incontrare questi Pokémon cromatici, shiny, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Sandshrew, Nidoran maschio questa volta, Vulpix, Meo, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Execute, Hitmonchan, qui ragazzi, per la versione verde, Koffing, Tangela, Orsi, Magmar, Pinsir, Eevee, Omanyte, eccolo qui l'altro fossile, e Dratini. Dratini l'abbiamo in tutte e due le versioni. Bella, ragazzi, tanti Pokémon sono, diciamo, doppioni per entrambe le versioni, ma tanti, come detto, sono esclusivi. Guadagnate ricompense catturando i primi 150 Pokémon inizialmente scoperti a Kanto, ragazzi. Potrete catturare i primi 150 Pokémon di Kanto, sempre, in diverse sfide e guadagnare ricompense per la cattura. Chiaramente non ci viene detto 151 Pokémon, ragazzi, perché sappiamo benissimo che la regione di Kanto ha nel Pokédex 151 Pokémon, infatti l'ultimo è Mew, ragazzi. Ebbene sì, Mew, come abbiamo già visto e parlato in tutte le salse, Mew sarà garantito shiny per tutti, ragazzi, per tutti. Entrambe le versioni, rossa e verde. Poi vediamo sotto che avremo degli attacchi esclusivi per Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo, praticamente quelle legacy, ragazzi. Infatti Articuno con Tifone, Zapdos Tuono Shock, Moltres Aeroattacco, Mewtwo Psicobotta, che Mewtwo con Psicobotta, ragazzi, è veramente devastante, infatti io lo utilizzo spesso. Completate la ricerca speciale del tour di Kanto, ragazzi, per sbloccare la ricerca magistrale e avere la possibilità di incontrare Mew cromatico. Ecco qui che ci viene spiegato, detto, come possiamo poi andare a ottenere, catturare Shiny Mew, ragazzi. Ho la pelle d'oca solamente a dirlo, non vedo l'ora di averlo in schermata di cattura. Vi anticipo, ragazzi, che il tour di Kanto lo farò con il mio nuovo S21 Plus, che praticamente è qua dietro. E lo sto utilizzando per qualcosina, ma non l'ho ancora impostato direttamente su Pokémon Go. Sto ancora utilizzando il mio precedente, ragazzi, l'S10. Però staremo a vedere, ragazzi, come gira il tour di Kanto, l'applicazione Pokémon Go, quel giorno lì, perché sarà devastante, e andrò a vedere anche come registra, eccetera, ragazzi, e vi farò sapere il mio parere. Durante la storia di ricerca speciale del tour di Kanto, ragazzi, viaggerete insieme al professor Willow, eccolo qua che ritorna lui. Ne saprete di più sui Pokémon inizialmente scoperti in questa regione, svilupperete le vostre competenze come allenatori e troverete degli indizi su un Pokémon misterioso. E alla fine incontrerete un ditto cromatico! Eccolo qua, ragazzi, ditto shiny garantito! Olè! Un altro shiny garantito per tutti, ragazzi! Quindi siamo già a due, Mew shiny per tutti e ditto shiny per tutti! Che notizie, ragazzi, che notizie! Dopo, se volete andare a leggervi le altre cose, cioè, veramente tantissimo, infatti ci viene detto qua da che punto in poi dovrete raggiungere il livello 40, catturare 30 Pokémon di ogni tipo, 151 diversi Pokéstop, veramente tanta roba, percorrere 151 km e molto altro. Alla fine di questa avventura incontrerete un incredibile Mew cromatico, infatti, eccolo qua.
Giornata epica, ragazzi, non vedo l'ora. Un hype assurdo. Ditemi se siete hashtag hype nei commenti. Durante, infatti, qua sotto, ragazzi, andiamo avanti. 10 sfide di collezione del tour di Pokémon Go di Kanto da affrontare. Durante il tour di Pokémon Go di Kanto potrete affrontare 10 sfide di collezione, ragazzi. Infatti, ci viene detto rosso, tra parentesi, scambio o rosso aroma, verde scambio o verde aroma, raid, ricerche, evoluzione. Quindi anche qua, ragazzi, capite che ci viene detto infatti rosso e verde scambio, come vi avevo già anticipato, se nella vostra città siete in pochi, minimo in due, cioè almeno in due ragazzi, mi raccomando, uno dei due, cioè tutti e due ragazzi, io ad esempio prendo la rossa, l'altro mio amico allenatore deve prendere la verde, non è diciamo obbligatorio, chiaramente fate quello che volete ragazzi, ma è molto raccomandato perché altrimenti non riuscirete a completare le sfide purtroppo. Vedete qua rosso scambio e verde scambio perché appunto ci saranno delle sfide dove dobbiamo scambiare de determinati Pokémon ragazzi presi appunto diciamo esclusivi con la versione rossa o la versione verde. Tanta roba, l'hanno studiata bene, eh? Staremo a vedere. La versione da voi scelta, rosso o verde, determinerà il modo in cui completerete le vostre sfide di collezione, ragazzi. Ad esempio, se giocherete con la versione rossa durante l'evento, tutti i Pokémon nelle sfide di collezione di questa versione verranno attratti dall'aroma, ma dovrete, non so leggere. Fare degli scambi con i vostri amici per poter completare, ecco qua, le sfide della versione verde. Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì, le altre sfide di collezione prendono ispirazione alle città, ragazzi. Biancavilla, che bella, che ricordi! Plumbeopoli, Celestopoli, Fuxiopoli, Lega Pokémon. Assurdo! Potrete cimentarvi, eccolo qua ragazzi, infatti che ci viene detto, in queste sfide di collezione fino alle 19:59, ora locale, attenzione, di domenica 28 febbraio. Ricordate che i Pokémon usciti dalle uova e i Pokémon ombra salvati dalle grinfie del team Go Rocket non verranno considerati per le sfide di collezione, quindi mi raccomando ragazzi, completatele in tempo, diciamo. Arriviamo all'ultima cosa, poi entrerò in game, ragazzi, sceglierò la mia versione. Programma dell'evento, eccolo qua, l'evento verrà diviso in 5 diversi blocchi, ok? 5 diversi blocchi, infatti leggiamo subito gli orari, ragazzi, in caso fate una foto qua, uno screen, vedete voi, tutti gli orari indicati, eccoli qua, dalle 9, perché parte alle 9, giusto? Non mi ricordo neanche, alle 9 mi sembra che partiva, sì, perché viene detto qua, dalle 9 alle 10, ragazzi, avremo Biancavilla. Spero sia appunto una cosa simile al Go Fest che abbiamo fatto l'anno scorso, ragazzi, cos'era, luglio. Bellissimo che nella schermata oggi si vedevano gli altri allenatori cosa facevano, quante cose, quante bacche davano, cioè bellissimo, bellissimo. Anche foto e tutto, una cosa stupenda. Poi dalle 10 alle 11 avremo Plumbeopoli, dalle 11 alle 12 Celestopoli, dalle 12 alle 13 Fuxiapoli. Dalle 13 alle 14 Lega Pokémon e così facendo, ragazzi. L'ultimo invece vediamo dalle 19 alle 21 Pokémon apparsi durante tutte le ore precedenti, quindi sarà una roba mista. E allora eccoci qua in game, ragazzi. Andiamo immediatamente sotto borsa. Allora, dov'è il biglietto? Ticket, eccolo qua, ragazzi, il biglietto per accedere al un evento epico, epico, epico! Tour di Kanto, ragazzi! Ok, tour di Kanto, e infatti, eccola qua la nostra versione. Scegli versione rossa o scegli versione verde. Io, ragazzi, vado. Suspense! Vado a scegliere la versione dove chiaramente ho meno shiny per quella versione lì dove non li ho trovati. O appunto ne ho trovati pochi, vorrei trovarne magari uno buono in percentuali V perché serve all'interno del game. E ho valutato le varie cose, ragazzi, e vado a prendere. Vado a prendere.
La versione verde, ragazzi, versione verde presa, non ci viene detta però, in teoria esce la medaglia dopo, ok, puoi vedere la versione dell'evento che hai scelto nella sezione premi, esattamente. Andiamo indietro, attendiamo un attimino, ragazzi. Eccola qua! Complimenti, hai ottenuto un premio il 20 febbraio 2021 in tutto il mondo. Praticamente quella appunto del Tour di Canto, ragazzi. Prendiamola, ok. Andiamo qua. Andiamo di qua, di qua, di qua. La vediamo dov'è. Eccola qui. Ok, eccola qui la nostra, ragazzi, con su Venusaur, il tipo, lo starter ormai famosissimo. I primi starter, ragazzi, di Pokémon, Charmander, Squirtle e Bulbasaur, infatti versione verde. Peccato che non hanno messo anche la versione blu, ragazzi. Però dopo c'era già più. Quale vado a prendere ancora peggio? Qua già non si sa se ce n'erano tre ancora peggio. Eccola qua, allora la versione verde, ragazzi. E allora, Bombers, versione verde shoppata! Come detto, brividi per questo evento. Fatemi sapere voi quale versione rossa o verde avete scelto. Preparatevi veramente a un evento pazzesco. E per oggi, ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando, l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, Bombers!